ha dato filo da torcere a Marchio nella tappa di Bagnara. Ora vedremo cosa farà sulla strada in casa. Forza Michele Pozzo, un applauso per lui. Yeah.
dopo un anno di preparativi, dopo una settimana avanti e indietro. È una vita di attesa. Finalmente sul percorso della Cellara con le... Da quando ero piccolino così che desideravo di fare questa gara, quindi oggi ho realizzato un sogno. Bellissimo. Il tempo pure. Non hai parole. Non so i tempi, fino alla Maggi di prima ero primo. In una classe combattutissima, siamo 9, 8, non mi ricordo. Siete a decima, non centesimi. So, può essere che adesso mi ha passato qualcuno, però non lo so. Però va bene così. Ma sono felicissimo. Slavomi di Cellara per sempre. Per sempre. Passiamo all'RS 1004, categoria combattutissima. 9 partecipanti. Arriva terzo di categoria Francesco Scaramozzino. La 1004, avete ragione. RS 1004, terzo di categoria Domenico Marchio. Per questo tu dicevi la 1004. Secondo sulla gara di casa, dove mi ha confessato che sognava di mettere le ruote sul percorso di Cellara, Michele Bozzo. E adesso vi chiedo una ola, l'ha cercata per parecchio tempo, non arrivava, è arrivato sul percorso di Cellara, la sua prima vittoria, quindi chiamiamo Santo Palermo. Sorridi Santo! Santo, voglio l'espressione che mi hai fatto quando sei sceso dalla macchina, sul podio, fammelo così, che hai fatto quando sei sceso dalla macchina? RS 1004,